le 119.000 imprese padovane chiedono urgentemente il collegamento con la pedemontana. Le imprese che oggi stanno ripartendo per il dopo Covid si sono salvate soprattutto per i mercati europei. Oggi dobbiamo garantire competitività a queste imprese con i collegamenti con le infrastrutture viarie e tecnologiche. Un appello bipartisan senza distinzione di colore politico per un potenziamento della Valsugana nei territori padovani e vicentini. Un collegamento necessario per la pedemontana veneta con il casello di Bassano Ovest, richiesto da 18 sindaci del territorio e dai presidenti delle due province interessate. C'era anche un appello di unione come enti locali per far sì che la regione poi possa dare una risposta concreta anche nel prossimo triennale della viabilità e quindi delle opere che si vanno ad inserire. Questo tratto di strada deve essere inserito appunto nell'ambito della gestione della regione, quindi di Veneto Strada. Una forte spinta anche dalle associazioni di categoria che sul territorio lavorano e che vedono in queste infrastrutture una necessità per far crescere le imprese e il territorio. Lo chiediamo perché è una necessità e soprattutto per anche collegare quei pettini nord-sud che mancano e per potenziare anche quello che è l'utilizzo della pedemontana, che è un'arteria importantissima come collegamento est-ovest. Però ci sono dei collegamenti, e parlo della strada statale 308 e della Valsugana, che necessariamente hanno bisogno di essere, diciamo, collegati alla pedemontana e potenziati nel caso della Valsugana.